assegnate le deleghe agli assessori. Apparse nuove scritte nella scalinata che portano al porticciolo. Leggiamo una lettera aperta del primo cittadino. È stato istituito il divieto di accesso al porto. È stato istituito il divieto di accesso al porto. Vediamo, vi facciamo vedere inoltre alcuni posti del nostro paese. Bentrovati in una nuova edizione del TG Trappeto Notizie. Apriamo il nostro lungo telegiornale parlando delle nuove deleghe assegnate agli assessori. Vediamo il servizio. Sono state assegnate le deleghe agli assessori, che sono assessore vice sindaco Russo Sebastiano, attività produttive, servizio civile, rapporti con auto e bilancio. Assessore Gaio Agata, politiche giovanili, i rapporti con le istituzioni pubbliche e sovracomunali, formazione professionale e programmazione, sport, turismo e spettacolo, fondi europei. Assessore La Fata Jessica, pubblica istruzione, rapporto con gli immigrati, viabilità urbana ed extraurbana, cultura, pari opportunità. Assessore Guarisco Massimo, ambiente, territorio e arredo urbano. E in questi giorni sono apparse delle scritte nei muri che portano, delle scalinate che portano al porticciolo. Leggeremo nel seguente servizio anche una lettera aperta del primo cittadino. Cari cittadini, vi scrivo questa lettera per manifestarvi tutto il mio dispiacere e la mia indignazione per quanto sta succedendo a Trappeto. Trappeto si è svegliata all'indomani delle elezioni amministrative con una serie di messaggi ingiuriosi contro la mia persona. Con una bomboletta spray di colore nero sono stati imbrattati le mura di recinzione del centro sportivo polivalente Salvatore Militello, ma purtroppo questi episodi di imbarazzante inciviltà non si sono fermati lì. Non accenna a diminuire l'ondata di vandalismo che da alcune settimane si registra nel nostro comune e che colpisce muri, scalinate, aiuole e altri beni pubblici e privati. Questa è una vergogna che sfocia in amarezza e rabbia, talvolta in rassegnazione, nei confronti di questi soggetti che si divertono a distruggere senza un perché, senza un motivo o forse per puro svago. Io non mi rassegno e dico basta, basta, perché non possiamo più continuare a rimanere inerti e subire. Tutta questa furia distruttiva interpella le nostre coscienze e ci spinge ad una rivolta morale che ponga fine a questa mania della devastazione. Queste azioni non rispecchiano il reale valore della nostra comunità e non possono continuare a far finta di niente. La richiesta che vi faccio, cari cittadini, è quella di amare un po' di più Trappeto, per proteggerla dal degrado e dai comportamenti scorretti di alcuni. Ciò che tutti noi possiamo sicuramente fare è rispettare tutti i luoghi, gli oggetti, i beni pubblici al servizio di tutta la cittadinanza, ma anche avere uno sguardo civile su tutto ciò che succede lungo le strade del nostro paese, così da poter segnalare a chi di competenza eventuali gesti di pura inciviltà. La mia amministrazione farà di tutto per combattere questa ondata di vandalismo accanito, ma non basta solo il nostro impegno e quello delle forze dell'ordine. Il valore del nostro paese dipende da noi che lo abitiamo. Detto ciò, non vi nego la mia immensa gioia mista e a commozione nel vedere molti cittadini che con spirito di sacrificio ed dedizione stanno donando a Trappeto un patrimonio di idee e professionalità. Vi sono quelli che io ho definito supernonni, che stanno dipingendo con passione le sbarre del lungomare, i bambini che con il loro entusiasmo e sorriso contagioso si stanno rendendo protagonisti del decoro di Trappeto, i giovani che stanno dando concretezza alla loro creatività e spirito di iniziativa, gli adulti che con il loro solito impegno rappresentano l'esempio lampante di cittadinanza attiva, la protezione civile che ci sostiene, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. Questa è la Trappeto che vogliamo, viva, dinamica, responsabile, ambiziosa, propositiva, aperta, moderna e invidiabile. Spero che quanto accaduto diventi presto un triste ricordo, un episodio isolato, in una Trappeto capace di guardare avanti. Il sindaco di tutti, Giuseppe Vitale. È stato istituito il divieto d'accesso al porto, vediamo di che cosa si tratta. Ordinanza numero 23 del 25 maggio 2012. Il sindaco, premesso che l'ufficio circondariale marittimo di Terrasini, Guardia Costiera, imponeva al comune di
provvedere all'installazione dell'apposita segnaletica verticale ed orizzontale nell'area portuale al fine di regolare il traffico veicolare, ritenuto necessario regolamentare il traffico veicolare nell'area portuale, nel tratto di strada che porta al vecchio scalo Alagio Barche e nel tratto di molo dal costruendo porto. Ordina istituire con decorrenza immediata il divieto d'accesso escluso mezzi autorizzati Capitaneria di Porto nell'area portuale, nel tratto di strada che porta al vecchio scalo Alagio Barche e nel tratto di molo dal costruendo porto. Questa che abbiamo letto è l'ordinanza che potete trovare sul sito del comune di Trappeto oppure la pubblicheremo anche nel sito del TG Trappeto www.tgtrappeto.altervista.org. Alcuni punti di questa ordinanza non sono chiari. Avevamo chiesto dei chiarimenti al sindaco, ma non si è reso disponibile per darci queste delucidazioni. Speriamo nella prossima edizione di potervi dare delle delucidazioni. E come avete visto, come avete sentito nel servizio, ci sono alcuni punti di questa ordinanza che non sono chiari. Non abbiamo avuto modo di farci spiegare bene l'ordinanza da parte del sindaco. Speriamo nella prossima edizione di avere maggiori chiarimenti. Intanto, adesso vi faremo vedere delle zone di Trappeto che sono state ripulite grazie all'iniziativa Puliamo Trappeto tutti insieme e vi facciamo anche vedere alcune zone del nostro paese. Quelle che avete visto sono alcune parti di Trappeto, in particolare la zona sotto il lungomare e il lungomare trappetese. Nelle prossime edizioni vi faremo vedere altre zone di Trappeto, che è un bel luogo dove poter venire anche in vacanza. Per questa edizione è tutto, vi ricordiamo che il 20 agosto 2012
il sito www.digitrappeto.it verrà ufficialmente eliminato ed entrerà in piena funzione il sito www.digitrappeto.altervista.org. Attualmente potete anche visitarlo, verrà aggiornato ugualmente come il sito, quello diciamo principale, nell'attesa che venga eliminato il dominio. Vi ringraziamo per averci seguiti e arrivederci.